L'interrogativo è: quale Calabria? La Calabria di Riace Acqua Formosa o la Calabria di Rosarno e di San Ferdinando? Oggi parliamo di immigrazione e accoglienza. Abbiamo visto più dei presidenti delle regioni, abbiamo avuto i ministri qua, abbiamo ricevuto la Boldrini, niente non ha cambiato e noi credo che qualcosa cambierà. Matteo Salvini, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale a Milano. Partiamo però sul caso naturalmente di Rosarno, immigrazione. Ecco, il ministro Maroni ha parlato di responsabilità diffuse. Da molte parti si sostiene che una grande responsabilità l'hanno gli enti locali. Lei cosa pensa? Dove erano i comuni, il presidente della provincia, il presidente della regione, insomma... Mi sa che un po' di gente sapeva cosa stava succedendo e facevo finta di niente. In questo momento è come se si volesse ripetere una storia già vista, quella dell'emergenza Nord Africa, in cui holding finanziarie, in cui un modello diverso di accoglienza che è quello dell'albergazione, quindi dell'ammasso di queste persone in luoghi dove non avviene poi la mediazione culturale, la mediazione scolastica, dove si vive nell'ozio, possano ripetersi. Immigrazione e accoglienza, quale Calabria? Al mio fianco Rosaria Giovannone. Buonasera a te Pietro, buonasera agli amici telespettatori che ci seguono anche oggi in tanti, speriamo in tanti, ieri lo eravate sicuramente e mi appresto subito a presentare gli ospiti che ci hanno raggiunto qui in studio, però prima permettetemi di ricordarvi i vari dove potrete tipo contattarci per interagire con noi in studio. Parto subito dal numero di telefono 0963 1976 216 e poi ancora potrete inviarci un sms al 340 12 19 080 oppure scriverci una mail ai fatti in diretta @lactv.it. Vi ricordo che siamo in diretta streaming su www.lactv.it e vi ricordo ancora la nostra pagina Facebook I Fatti in Diretta, dove potrete anche interagire e lasciare i vostri commenti che cercheremo di leggere in studio nel corso della puntata. Allora inizio a presentare gli ospiti che ci hanno raggiunto oggi. Giovanni Manoccio, benvenuto, buonasera. Grazie a voi. Già sindaco e vice sindaco di Acqua Formosa, centro del Cosentino, esempio virtuoso di politiche dell'accoglienza, figura di fiducia del governatore Mario Oliverio e delegato della regione alle politiche dell'immigrazione e dell'integrazione. Benvenuto. E poi Vincenzo Alampi, per tutti Cecè, diacono, direttore della Caritas diocesana di Oppido Palmi e come sapete in quest'area molto critica della nostra regione sul fronte delle politiche dell'accoglienza e anche dell'integrazione, la Caritas ha svolto e continua a svolgere un ruolo importantissimo. Buonasera. E poi Domenico Furgiuele, che è coordinatore regionale di Noi con Salvini, il movimento politico fondato dal segretario della Lega Nord, Matteo Salvini. Benvenuto anche a lei. Buon pomeriggio. Allora, Giovanni Manoccio,
esistono due Calabrie, la Calabria di Riace Acquaformosa e la Calabria di Rosarno e San Ferdinando? Oserei dire che esistono più di tre Calabrie. Esiste la Calabria virtuosa dei centri SPRAR, dei centri di economia sociale, dei centri dove gli immigrati e gli enti locali scelgono questo sistema, scelgono attraverso un bando nazionale gestito dall'ANCI e dal Ministero degli Interni, quindi sono gli attori principali, gli enti locali e le cooperative locali. Poi esiste un altro sistema, che è il sistema delle prefetture. In questi giorni ci sono rivolte in varie parti della Calabria. Io provengo da un consiglio comunale molto acceso ieri sera a Rossano Calabro, nel quale si decideva o meno, l'ente locale cercava di fare in modo di proporre al prefetto un percorso diverso da quello delle emergenze delle prefetture, e sono tantissimi, sorgono senza il volere degli enti locali, e questo è gravissimo, in un sistema che rimane emergenziale, perché questo è il grosso problema dell'Italia e della nostra Calabria: vivere in perenne emergenza, quando c'è tutta la possibilità di programmare gli sbarchi e la gestione degli sbarchi con un sistema che si conosce, che è quello dello SPRAR. Che la normalità è l'emergenza. La normalità, esatto. E poi esiste Rosarno, esiste San Ferdinando, che sono è un modello diverso, non sono i richiedenti asilo, sono lavoratori, sono migranti che girano per l'Italia e che sono molto spesso abbandonati a se stesso, con istituzioni che non possono intervenire. Io in questo momento ho un ruolo alla Regione, la Regione non ha nessun ruolo su questo, solo la volontà del Presidente fa sì che noi interveniamo per cercare di sanare qualche situazione. Questi sono migranti che girano per l'Italia, ma l'Italia finalmente si è dotata anche di una legge, quella sul caporalato, perché tante sono le colpe anche dei nostri imprenditori che attraverso lo sfruttamento di queste persone tentano di arricchirsi. E lì a San Ferdinando, ma penso che ci siano esperti più di me, a San Ferdinando c'è proprio la filiera dell'immigrazione. Ci sono gli immigrati subsahariani, nordafricani, che sono i lavoratori. Ci sono coloro che stanno sostituendo i caporali nostrani, che sono soprattutto le etnie della Romania e della Bulgaria. E poi ci sono i possidenti, sono le persone che sono a capo di tutta questa, come dire, filiera. Sono tre le Calabrie dell'immigrazione. Rosaria. E proprio da Rosarno abbiamo il nostro inviato Agostino Pantano, che cercherà di mostrarci anche purtroppo il fallimento di certe politiche dell'accoglienza. Agostino, ci senti? Sì, vi sento. Buonasera. Intanto un aggiornamento. Alle 17, cioè tra poco, è previsto qui alla tendopoli di San Ferdinando un sopralluogo particolare, quello scelto dal nuovo prefetto di Reggio Calabria, Michele Di Bari, che ha voluto, a pochi giorni dal proprio insediamento, venire in visita accompagnato dalla terna commissariale che guida il comune di San Ferdinando e dal capo della protezione civile regionale Carlo Tanzi. Tra poco speriamo di intercettare questa visita, ma in ogni caso con la nostra TV Agostino, seguiremo questo evento. Noi abbiamo la nostra troupe che è estremamente mobile, poi la distanza è molto breve tra San Ferdinando e Rosarno, ma adesso tu ti trovi a San Ferdinando o a Rosarno? Io mi trovo esattamente nella topoli di San Ferdinando, okay, perfetto, a pochi chilometri ovviamente da Rosarno. Mi trovo, Pietro, in un luogo che in teoria non dovrebbe esistere, perché sono dentro una zona industriale, una delle zone industriali dei miracoli calabresi, intorno a capannoni abbandonati, imprese fallite, è stata creata questa tendopoli, ma non dovrebbe esistere perché questa tendopoli fu creata nel 2010 come risposta emergenziale dopo i fatti di Rosarno, e di emergenza in emergenza è stata ricostruita due volte. Non dovrebbe esistere questo luogo, Pietro, anche perché nel febbraio scorso era stato deciso di smantellare questa tendopoli e costruire di fronte a noi una nuova tendopoli, un nuovo accampamento. Purtroppo questi lavori, quindi di trasferimento degli ospiti in questa nuova struttura, per il momento segnano il passo. La
l'amministrazione regionale e il comune di San Ferdinando ci hanno fatto sapere che la tabella di marcia in qualche modo prevederebbe l'installazione delle nuove tende entro fine settembre. Ciò che è sicuro, Pietro, è che non hanno approfittato gli enti del periodo estivo in cui cioè c'è un meno afflusso, certo, di un minore afflusso di persone, e quindi c'è anche il rischio che il trasferimento, quando avverrà, possa far nascere situazioni di ordine pubblico complicate. Agostino, affinché questa situazione sia, diciamo, possa essere commentata dai nostri ospiti, possiamo dire che sostanzialmente dalla rivolta poco o niente è cambiato? Non solo, Pietro, poco o niente è cambiato, io ho qui con me tra gli altri l'assessore comunale di Rosarno, delegato per l'immigrazione, Damiano Sorace. L'abbiamo invitato in sostituzione del sindaco, che ci ha pregato di scusarlo ma è impegnato in una riunione a Catanzaro, perché ormai Rosarno e San Ferdinando hanno un comune destino. Io giro subito all'assessore la domanda: non solo la situazione non è cambiata ma è peggiorata, e voi come amministratori vi trovate a fronteggiare in qualche modo un malcontento della popolazione e una difficile interlocuzione con gli enti sovraccomunali? Sì, buon pomeriggio a tutti. Certamente sì, dottor Pantano, qui purtroppo le cose dai fatti di Rosarno non sono cambiate assolutamente per niente, anzi la situazione sotto alcuni aspetti è peggiorata. I ragazzi, lo sappiamo tutti, vivono in condizioni disumane e disagiate, senza i servizi di prima necessità, ma purtroppo per aiutarli il Comune in prima persona può fare davvero ben poco, perché noi siamo stati chiari sin dall'inizio, ci siamo insegnati da pochi mesi e come amministrazione abbiamo subito detto che non possiamo sopportare il peso socio-economico di tutta questa massa migratoria, perché davvero il numero è eccessivo e il Comune di Rosarno non può gestire tutti questi ragazzi, anche perché questi sono ragazzi che di giorno vanno a lavorare in tutta la piana di Gioia Tauro, in tutta la provincia di Reggio Calabria, e qui Rosarno ormai è preso come un dormitorio per questi ragazzi, quindi viene solo visto come un dormitorio in cui Rosarno non può farsi di tutte le necessità di cui abbiano bisogno. Agostino, fermiamoci perché sì, vorrei su queste parole dell'assessore Sorace tirare in ballo la discussione Domenico Furgiole, che è il coordinatore regionale di Noi con Salvini. Nella nostra copertina abbiamo mandato questo scorcio di intervista, che è molto significativo, risale al 2010, subito dopo insomma la rivolta. Vedo che Giovanni Mano ci annuisce, perché credo che le parole di Salvini, cioè, forse anche siano condivise dallo stesso Manoccio. Cioè, com'è possibile che nessuno si fosse accorto all'epoca di quello che c'era e nessuno vi abbia posto rimedio, e com'è possibile che oggi ci si ritrovi in questa situazione? Volevo capire da colui il quale rappresenta in Calabria, al sud, e diciamo non è una posizione granché comoda, visti i tempi che corrono, quindi Domenico Furgiuele, come valuta tutto questo? Beh, le immagini sono eloquenti, le parole che disse all'epoca Matteo Salvini non si discostano molto da quella che è la realtà attuale, una realtà che nei fatti non è cambiata, non è mutata assolutissimamente. Per quanto riguarda l'immigrazione in generale e la situazione che c'è lì, è chiaro che vi è una sorta di connivenza. Questi immigrati sono delle persone che fanno comodo anche al sistema, perché durante la stagione vengono utilizzati per essere dei lavoratori in nero, comunque sottopagati, e durante l'inverno comunque riescono ad essere mantenuti dalle strutture sociali come quelle che mettono a disposizione in questo caso il Comune di Rosarno. È chiaro che la situazione non può andare avanti. Dopo l'ultimo evento che ha scosso la Tendopoli, ha scosso Rosarno, cioè l'uccisione di un immigrato che era lì nelle tende, poco è cambiato. Io sapevo che la Regione aveva stanziato circa 300.000 euro per acquistare o per realizzare una nuova tendopoli, ma questo chiaramente è un intervento che è contestato da chi ricopre la mia posizione e rappresenta il mio movimento. Cioè, voi come lo risolvereste il problema? Allora, questo è un fenomeno di massa. Un fenomeno che chiaramente ha snaturato fondamentalmente quello che è il contesto sociale nel quale noi viviamo. Un fenomeno che deve essere bloccato alla fonte, quindi bisognerebbe bloccare necessariamente i flussi migratori. Ma questi flussi migratori sono imposti alla politica, alla nostra politica, che non riesce a gestirli.
il ministro degli interni solo adesso sta cominciando a pensare a poter intervenire su questi fenomeni, ma sono fenomeni che purtroppo sono governati da, diciamo, se così posso dirlo, poteri transnazionali che hanno imposto la nostra... Mi pare però di capire che siete ancora, diciamo, nella fase della diagnosi, malgrado sia passato così tanto tempo. Allora, certamente non è la mia parte politica che sta governando, la mia parte politica che è in opposizione, Salvini lo ha detto tante altre volte, è in opposizione a questa Europa che ha imposto all'Italia di rispettare delle missioni cosiddette umanitarie come Mare Nostrum, Frontex e Triton, le operazioni che consentono alla nostra marina militare di andare a prendere in mezzo al mare queste persone. Persone di cui non si sa nulla, delle missioni che dovevano servire per contrastare il fenomeno dell'immigrazione, ma che nei fatti l'ha solo incentivata. Però noi abbiamo il caso San Ferdinando, il caso Rosarno. Ma il caso San Ferdinando... Come lo risolviamo? Cioè, il caso San Ferdinando dovrebbero intervenire sicuramente le prefetture, ma non con finanziamenti a pioggia come avviene oggi o con interventi tamponi. Si dovrebbe andare in quelle tendopoli, comprendere e vedere chi ha il reale diritto di stare in quei luoghi. Controllare e fare valere la legge sul caporalato e vedere chi ha un contratto di lavoro, perché chi ha un contratto di lavoro non ha ragione di essere in quelle tende, perché San Ferdinando, perché questi ragazzi che lavorano stagionali e nelle campagne potrebbero lasciare un'economia positiva sul territorio. Nei fatti noi ci ritroviamo una San Ferdinando che ha un tasso di disoccupazione altissima e una tendopoli con delle persone che lavorano seppure in nero, finisco subito, seppure in nero, che però non lasciano nessuna risorsa sul territorio, perché questi signori non pagano tasse, ma al contrario possono soltanto gravare sul welfare, come diceva l'assessore del comune. Giovanni Manoccio? Io non credo che il problema sia così semplice, nel senso che attraverso il loro lavoro c'è tutta un'economia della piana. C'è un'economia in nero ed è un'economia anche familiare, perché attraverso la produzione di lavoro di quelle persone ci sono tanti calabresi che sono legati alle famiglie di Rosarno, le quali poi sono coloro i quali hanno le giornate lavorative. Cioè, voglio dire, è un fenomeno complesso, è un fenomeno di lavoratori, cioè lì non sono i richiedenti asilo di cui parla tanto Salvini. A questo punto però hanno il permesso di soggiorno, hanno il contratto di lavoro. È un problema di legalità lì all'interno. Io sto facendo insieme a tutte le autorità, stiamo facendo le riunioni alla prefettura di Reggio Calabria, che sono difficilissime, perché siamo in una situazione di crisi economica, siamo in una situazione in cui quella è una problematica terribile, perché lì ci sono migliaia di persone. Su questo ci siamo, sì. Cioè, sulla difficoltà, insomma, sulla criticità che viene provocata dal problema, su quelli che sono gli aspetti sociali, economici, eccetera, connessi a questo problema, alla diagnosi ci siamo arrivati. Sì. La cura, la soluzione, quale può essere? Cioè, noi in questo tavolo stiamo programmando innanzitutto uno dei problemi, che è quello della legalità e del mondo del lavoro. La Regione Calabria finalmente si sta dotando anche di leggi, c'è una tensione su questa cosa. Ad esempio, noi stiamo proponendo agli imprenditori il marchio di qualità della legalità del lavoro, che dovrebbe essere uno degli assi portanti che va a togliere il lavoro nero. Cioè, nelle fiere tanti di loro partecipano anche col simbolo della Regione Calabria. Perché non impediamo a quelle persone di partecipare con le istituzioni, sapendo che c'è uno sfruttamento alla base di tutto questo? Seconda operazione: uno dei problemi dell'immigrazione sono le condizioni in cui loro vivono e quindi anche la condizione abitativa. Col comune di Rosarno c'è in atto un finanziamento di 3 milioni di euro da parte della regione, proveniente dai vecchi POR. Quindi ecco, noi vediamo, questo è l'etnopsichiatria. Un immigrato. Guardi, ecco, questa è l'etnopsichiatria di cui non se ne vuole occupare nessuno. Cioè, mi indigno quando vedo queste, quando vedo queste immagini. Sa perché? Cosa sta succedendo? Perché la frustrazione in cui vivono quelle persone porta la gente ad uscire fuori dai canoni, capisce? Agostino, cioè, quella ci è una persona che sarà lì nell'ozio. Sono mesi che non fa nulla, che non c'è mediazione.
nessun tipo di mediazione. Ma è chiaro che arriviamo a queste considerazioni. Quello è un povero Cristo, è quattro volte sfruttato quella persona, capisce, dalla società, quattro volte sfruttato. Quello è una persona che avrebbe bisogno di operazioni sanitarie dal punto di vista proprio della tenuta mentale, perché stare in quelle condizioni per tanto tempo porta a situazioni di... Io scommetterei qualche italiano a stare per più di 3-4 giorni in quelle condizioni, perché io a San Ferdinando ci sono stato più di una volta e quando vado lì mi piange il cuore rispetto Domenico a questa Frugiere, cosa. Molto brevemente su questa immagine. Ma io mi chiedo lo stato di psichiatria invece dei giovani di San Ferdinando che non hanno un posto di lavoro. Prima di preoccuparci di coloro che stanno effettuando una sceneggiata con la sigaretta sulla mano sinistra, che non so chi gliel'ha comprata, non so come ha fatto ad averla, pensiamo ai nostri, pensiamo a chi veramente sta male e che non può avere un supporto come quello che hanno loro. Sì, io dico che come intervento bisognerebbe... Ma lei ha appena parlato di un finanziamento. Ma che supporto hanno loro? Loro sono lavoratori, lì loro vanno a lavorare a 15 euro al giorno. Ma guardi che in Calabria, ma noi non ce l'abbiamo con i richiedenti asilo, non ce l'abbiamo con nessuno. Se uno è un lavoratore, può essere o subsahariano o italiano, deve avere diritto ad un contratto di lavoro e deve avere l'opportunità di potersi fittare un appartamento. Questo dovrebbe valere per tutti. Per tutti, quindi non è che... In questo momento noi però abbiamo quel problema. Ma quel problema si deve risolvere, e in parte posso essere anche d'accordo con il signor Manoccio, con la legalità che vada nelle tende a vedere chi ha il diritto a stare lì, chi ha il contratto, ma chi è in queste condizioni dovrebbe avere anche il dovere di fittarsi un appartamento a San Ferdinando per lasciare un minimo di economia sul territorio, pagare la spazzatura, pagare i tributi, come fanno tutti i cittadini. Allora, fermiamoci un attimo, perché noi siamo stati nei giorni scorsi in una delle più belle località turistiche della nostra regione, Rosaria. Abbiamo intervistato insomma un po' di operatori turistici, abbiamo realizzato insomma un reportage molto articolato e questa è una situazione, tra l'altro ci calza insomma a fagiolo, perché è una realtà che oggi scopriamo, riscopriamo essere anche permeata dall'Andrangheta. C'è stata una bella operazione condotta dalla squadra mobile di Catanzaro, coordinata dalla procura di Catanzaro, che ha dato un colpo importante alla storia della cosca Bagalà. E questa insomma è la realtà nella quale ci siamo addentrati, giusto Rosaria? Sì, restiamo in tema di accoglienza e integrazione, parlavi appunto di una realtà che su questo fronte sta sicuramente vivendo una fase spartiacque tra il passato e il presente della costa tirrenica calabrese. Siamo stati a Falerna, in provincia appunto di Catanzaro, e ci siamo poi chiesti che rapporto esiste proprio tra turismo e immigrazione. Allora, questa è la prima parte del nostro reportage. Qualcuno scherzando ci ha detto: il migrante è il nuovo turista di questa zona. No, il nuovo turista no, è la nuova industria che aiuta i più ricchi a guadagnare soldi più facile, basta. Quanti anni è lei nel settore dell'alberghiero? Noi ci siamo da 30 anni. Siamo già penalizzati come zona, perché a livello regionale non siamo pubblicizzati. Falerna, che non esiste, eppure abbiamo un mare bellissimo, abbiamo tante strutture. In questa zona abbiamo un mare bellissimo, nonostante gli articoli che è inquinato, anche se alle 11:30 arriva quella chiazza, ma il mare è pulito. Il mare è sporco. Il mare è sporco, guardate, che è fatto schifo sia a luglio che a agosto. Cioè è conveniente, c'è uno che ha la casa, andare a vendere, perché per le tasse che paghiamo al comune, perché non siamo residenti, cioè non conviene stare qui. Falerna, da suggestiva cartolina turistica del Comprensorio Lametino a nuovo epicentro calabrese dell'accoglienza dei migranti, il passo è breve. E non sempre il passaggio crea opinioni unanimi.
Lungo il litorale tagliato dalla statale 18, imprenditori e cittadini guardano alla stagione turistica appena conclusa con crescente preoccupazione, ma anche con nuove analisi sulla incidenza che ha sull'economia e sull'immagine dei luoghi la massiccia presenza di migranti, profughi, richiedenti asilo, lavoratori in cerca di una vita migliore. Come è andata quest'anno? Come tutti gli altri anni. Zero. Mai turisti in Calabria. Solo emigrati, che non sono turisti, vengono qui solo a raccogliere provviste e basta. La Calabria è abbandonata a livello regionale, le strutture, la regione che le deve vendere all'estero, queste strutture vanno vendute all'estero, già sa dejare una campagna d'inverno. Secondo lei quali sono i fattori che continuano a scoraggiare l'arrivo di turisti? Ci può essere tra questi fattori anche l'alto numero, la presenza massiccia di strutture dedicate all'accoglienza di migranti? No, questo è proprio irrisorio, anzi, zero. Un albergo con turisti si trovano magari una scia di biciclette sulla strada di extracomunitari. Cuggiaccone, te li vedi della sera, cuggiaccone arancione, voglio dire io, non è nemmeno una bella immagine che può aumentare il turismo in questa zona. Sono tanti che passeggiano avanti e indietro. E per voi è un problema? Per me no, guarda, non mi danno fastidio. Passano però, sono educati, non danno fastidio. Quindi non sono un problema per il turismo? No, io penso di no. Perché sulle nostre spiagge non abbiamo visto mai niente, solo che vengono con le bici, sono pericolosi, questo sì, per loro stessi. 4 giorni fa c'è un accidente di là, con una macchina con due nero, era mano così, lì adesso bar, ospedale. La presenza di immigrati, secondo voi, è un problema? No. Non è vero niente, cioè non danno fastidio. Né al turista, né a chi ci vive qua. Allora guardate, qua sopra c'è un centro residenziale, loro poverini vanno, non danno fastidio a nessuno. Cecilia Lampi vive e opera nella piana di Gioia Tauro, è un diacono ed è soprattutto il direttore della Caritas diocesana, che ha svolto in questi anni insomma, un lavoro straordinario di umanità, al di là della fede. Al di là di quella che è la missione della Chiesa, cioè siete stati sempre vicini a degli uomini e delle donne sofferenti, quelli che abitano insomma, nelle tendopoli di San Ferdinando e di Rosarno. Ecco, adesso rivediamo, continuano le immagini che abbiamo, sulle quali ci eravamo lasciati prima dell'interruzione. Noi teniamo questa telecamera accesa nella speranza che non succeda nulla e non accadrà nulla, crediamo, assolutamente no. Sì, sembra proprio di sì. È tutto ok, tutto regolare davvero a Rosarno e San Ferdinando. Se è vero come è vero che fino a qualche tempo fa si era creata la voce, anche supportata da alcuni organi di stampa, che era quasi pronto una nuova rivolta. Sì, intanto devo dire che la Chiesa e la fede ci aiuta, ci dà quella forza spirituale che abbiamo bisogno per affrontare queste situazioni che sono situazioni veramente al limite dell'umano, perché abbiamo detto tante cose e sappiamo la storia e come siamo arrivati a questo punto. Noi come Caritas cerchiamo di stare vicini, cerchiamo di costruire ponti, cerchiamo di costruire rapporti diversi, nuovi, e cercando di approfondire la storia e le situazioni che di ognuna di queste persone. Perché un po' la Caritas è al di là del pacco degli alimenti, della mensa, è un organismo che è pastorale della Chiesa, che è un organismo educativo, pedagogico. Scusa, Agostino Pantano riesce a sentirci? Perché noi lo vediamo adesso di spalle, davanti alla nostra telecamera. Vorremmo capire che cosa sta succedendo, perché la nostra regia ci dice che stanno insomma, arrivando le forze dell'ordine per una questione di tutela. Però, d'altro canto, ecco, vorremmo... Lì c'è la nostra auto, tra l'altro, di servizio, che è la panda bianca logata. Quello è un ragazzo forse che noi conosciamo bene. Sì, noi che andiamo a San Ferdinando, lo conosciamo bene quel noi, ragazzo. Ci sono almeno 4 di questi ragazzi che purtroppo sono ammalati per motivi
malattie varie, particolarmente psicologiche. Psicologiche e praticamente non vengono presi al lavoro non li, e allora vivono una condizione veramente di grande così disperazione, frustrazione, possiamo dire stress estremo, perché vivono sulla carità e sull'aiuto dei loro connazionali e anche delle Caritas e delle associazioni, che per fortuna sono tanti, che danno una mano d'aiuto. Facendo da cuscinetto, certamente, che lo abbiamo detto tante volte, ma comunque non possiamo, se uno tende la mano, se uno vediamo che è nelle difficoltà, non dare una mano d'aiuto, un sostegno, un sollievo, che sia di natura prettamente di cibo, coperte, Domenico vestiti, oppure mimica deduco non sia d'accordo. Oppure sì, oppure anche parlano, di vicinanza. Parlano le immagini, io dico che... anche dal servizio che è andato prima in onda, non si tratti proprio di risorse, diciamo. Loro stanno male, bene, non c'è spazio per loro. Io non so quale sia, diciamo, la diagnosi, vedo soltanto che degli operatori sono dovuti uscire dal campo e hanno dovuto ricorrere alle forze dell'ordine per essere tutelati. Anche adesso c'è un ragazzo di colore che si avvicina con fare minaccioso. Penso che comunque da quello che si è vinto dal servizio di prima, il contesto sociale nel quale eravamo abituati a vivere fino a 2 o 3 anni fa sia totalmente mutato, abbia subito insomma una mutazione non in positivo. Fenomeni come l'accattonaggio oppure la prostituzione, che anche nelle città più grandi della Calabria erano marginali, oggi sono all'ordine del giorno. Chiedo perdono e scusa se mi permetto di dire una cosa. In questa tendopoli vivono 16-17 nazioni e in tantissimi anni non era mai successo neanche un litigio tra di loro. E questo è significativo, se noi pensiamo che non riusciamo a vivere nei nostri condomini 4, 5, ma 6 hanno famiglie, il permesso di soggiorno, hanno tutti il permesso di soggiorno. E hanno contratti di lavoro regolari? Contratti di lavoro, la maggior parte sì, che comunque le forze dell'ordine stanno intervenendo spesso, e il prefetto San Martino ha ordinato e coordinato tantissime operazioni, anche come Caritas e come tante altre associazioni abbiamo fatto iniziative proprio per contrastare il lavoro nero e per contrastare il caporalato. Noi come Caritas a livello nazionale abbiamo un progetto Presidio, che ha operato in modo veramente straordinario e mirabile per contrastare, e ha avuto anche dei grossi risultati. Se noi pensiamo che anche io stesso sono andato in tante aziende proprio per dire come potrebbero meglio trattare i lavoratori e che benefici porta se eventualmente li assumono regolarmente nel migliore dei modi. E i due ragazzi camerunensi che sono stati arrestati ieri perché a San Ferdinando hanno rubato un'autovettura e avevano la residenza proprio nella tendopoli. Non possiamo certamente fare di un caso quando in tantissimi anni 16-17 nazioni diverse, tribù diverse, etnie diverse hanno convissuto insieme a noi italiani benissimo, anche se in quelle condizioni disperate, e questo lo sappiamo, perciò abbiamo e partecipiamo ai tavoli della prefettura per cercare di migliorare la situazione non solo di loro ma anche nei rapporti con gli italiani, e ci sono dei progetti, le tende sono state fatte proprio per non dare un punto fisso ma per dire che è soltanto momentaneo e dovranno essere eliminate al più presto, tempo un anno, si dovranno trovare le abitazioni, che ci siano poi delle iniziative dei proprietari che possano aiutarli, che siano i comuni che si stanno impegnando in questo senso, speriamo che si possa arrivare. Sappiamo le grosse difficoltà e sappiamo che non è facile, però se tutti ci mettiamo insieme e tutti facciamo la nostra parte, sono sicuro che possiamo arrivare a questo. Sono una risorsa, questo è sicuro, e se noi riusciamo ad aprirci e a non chiuderci a riccio, ci arriccheremo tutti, noi in modo particolare, principalmente noi. Certo, non possiamo fare, le diceva, del caso singolo il caso universale. No, chiaro, ecco, chiaro. Ma secondo lei manca la cultura dell'uomo? Cioè l'immigrato è un numero, una cosa, uno strumento? Manca la cultura dell'uomo. Noi abbiamo visto che specialmente il nostro vescovo Milito, non parliamo del Papa che parla tutti i giorni su questo, sulla cultura dell'uomo, sulla cercare di pensare. E Benedetto XVI, mi ricordo, nel 2010, durante la rivolta, ha detto proprio, noi vediamo che queste sono e dobbiamo considerarli fratelli, persone, figli dello stesso padre. Ma i disoccupati di San Ferdinando come li dobbiamo considerare? Le case, perché non li diamo a loro? Noi
vediamo che c'è. Cosa diamo tutti, allora? Ai nostri fratelli che sono disoccupati, laureati e che realmente stanno avendo problemi psichici perché non riescono a trovare lavoro. Cosa diamo ai nostri fratelli laureati che hanno 30 anni e sono a casa e non riescono a farsi una famiglia? Perché non pensiamo prima a loro? Perché non vanno nelle aziende a parlare di loro? Perché non peroniamo la causa di dare le case a loro? Noi non facciamo guerra tra poveri. Noi cerchiamo di essere... Ma ci siamo solo per una parte. No, per tutti. I poveri per noi sono tutti poveri. Poi se in questo momento tra i poveri ci sono i migranti che sono ancora più poveri, non diamo neanche una mano d'aiuto maggiore, ma comunque il stiamo caso cercando... Di Croto, il caso Diacono e segretario, dobbiamo fermarci un attimo perché siamo nelle condizioni di ricollegarci con San Ferdinando. E adesso il nostro inviato Agostino Pantano ci spiegherà perché la nostra troupe si è dovuta allontanare, che cosa è successo e se tutto è ok. Pietro, speriamo di poter proseguire in sicurezza questo collegamento. Ti sarai accorto che abbiamo cambiato location, siamo stati costretti dal gesto di subordinazione di un migrante isolato a cambiare sito. C'è da dire che noi per tempo avevamo avvisato le forze dell'ordine di questo collegamento, ma questo ci serve, Pietro, per dire che la situazione è scandescente. Prima Agostino, Agostino, perdonami, ci spiegavano Giovanni Manoccio e Cecilia Lampi, che sono qui in studio, che si tratta di un immigrato, ospite diciamo, della Tendopoli, che soffre di diciamo, una patologia psichica. Sì, Pietro, questa è la solita... E non sarebbe scusami, pericoloso. Pietro, se posso riprendere la linea. Il problema è soprattutto politico, cioè questa Tendopoli non ha presidio dalle associazioni da anni, non esistono mediatori culturali, è una terra di nessuno dove, è chiaro, non bisogna colpevolizzare il singolo che ha problemi di salute. Per fortuna ci hanno raggiunto in questo momento gli agenti del commissariato di Gioia Tauro, quindi la situazione è sotto controllo. Ma il problema rimane la disorganizzazione. Io prima... facevate riferimento alla data dell'8 luglio, cioè la data in cui è morto il malese Sekin Traore, ma io vorrei ricordare anche la data del 5 agosto, quando due cittadini ospiti della Tendopoli hanno dato in escandescenza nei locali del municipio di San Ferdinando, nel richiedere dei documenti generici, avevano ricevuto una risposta per loro insoddisfacente e avevano messo a soqquadro questi locali. Questo significa, e cedo e qui vorrei coinvolgere la Presidente della Croce Rossa di Rosarno, questo significa che in questi anni è saltato anche l'associazionismo o il modello di mediazione culturale. Ecco che la nuova Tendopoli in qualche modo dovrebbe anche prevedere un nuovo impegno delle istituzioni e delle associazioni. Buon pomeriggio, praticamente noi sì, sul territorio di Rosarno abbiamo un buon sistema di mediazione. Il territorio di San Ferdinando non è competenza del nostro comitato di Croce Rossa, quindi l'episodio che è successo purtroppo rimane lì isolato. Per quanto riguarda il nostro operato, noi abbiamo dei mediatori linguistici all'interno del comitato, in quanto cittadini del Senegal, della Costa d'Avorio e della Moldavia, e insieme a noi e agli altri volontari fanno da sportello indicativo e orientativo per i migranti che vengono a rivolgersi direttamente a noi. Purtroppo le associazioni come le istituzioni sono un po' lasciate così, a lavorare sul territorio senza aiuto, quindi ognuno per quello che può si organizza e fa, certo di concerto con il comune, di concerto soprattutto anche con le altre associazioni. Ad integrazione, Pietro, di questa informazione, c'è da dire che fino all'anno scorso la Tendopoli in qualche modo era organizzata, gestita. Va detto che con un appalto simbolico era stato affidato alla Caritas per 100 euro al mese, ovviamente una cifra irrisoria che ha prodotto quello che abbiamo visto. Cecilia Lampi, che non era la Caritas, l'associazione il Cenacolo, vabbè, diciamo sì, ma no, la famiglia bene, è la stessa, va benissimo. L'associazione il Cenacolo, che fa capo alla Caritas diocesana, sì. E allora precisiamo meglio, va bene, è una giusta precisazione. Vabbè, dai, andiamo avanti. Non c'entra niente. Nel restituirti la linea, Pietro, perché stiamo riorganizzando gli interventi, Agostino, ma ti posso assicurare Agostino, ascolta me. Allora,
Riorganizziamo le idee approfittando di questa pausa pubblicitaria. Un minuto per riorganizzare, ripristinare insomma in maniera perfetta il collegamento anche sul piano logistico e poi per rasserenarci tutti e continuare serenamente, così come stiamo arrivando insomma a questa pausa, anche dopo la pausa. Un minuto di pubblicità. Doctor Sport, dal 29 agosto, dal lunedì a venerdì ore 19, solo sulla C, canale 19 del digitale terrestre. Il nuovo sito web del parco commerciale L'Aquilone. Pensato per una navigazione semplice e dinamica, il sito permette agli utenti di conoscere nel dettaglio il parco commerciale, tutte le attività commerciali presenti all'interno e di rimanere sempre aggiornati sulle promozioni, news ed eventi. Visita www.inognicasa.it. L'Aquilone, in ogni casa. La C-Movie, sabato e domenica solo sulla C, canale 19 del digitale terrestre. Ripartiamo dal nostro studio, ripartiamo, nella prima parte ci siamo occupati, siamo andati nella tendopoli di San Ferdinando, la nostra troupe è stata costretta diciamo a cambiare location a causa di un imprevisto, ma è tutto assolutamente ok. Discorso animato, come era fisiologico, come era normale attendersi, tra posizioni diverse, quelle espresse da Giovanni Manoccio che ormai da anni in Calabria si batte per una cultura dell'accoglienza che si basi sui, principalmente sugli SPRAR, comunque sia sulla condivisione anche interistituzionale di un problema che non va risolto con l'assistenzialismo ma con gli strumenti per mettere nelle condizioni gli immigrati considerati delle risorse per essere delle risorse. D'altro canto c'è la posizione molto ferma di Domenico Frugiuele, che è il coordinatore regionale di Noi con Salvini, il movimento politico dato a battesimo dalla leader della Lega, Matteo Salvini, dice Domenico Frugiuele, prima di spendere delle risorse per gli immigrati, che per noi non sono una risorsa, non in questi termini, le si spenda invece per gli italiani che hanno titolo di studio ma non hanno lavoro, per gli italiani che soffrono, per coloro i quali, come questi immigrati, non hanno pane da mangiare perché la nostra è una terra povera. C'è altro da aggiungere, Frugiuele, perché su questo, sulla tipologia delle posizioni, ci siamo. Non siamo ancora però arrivati al dunque su come si risolve il problema. Allora, noi abbiamo, partiamo proprio dal caso di quell'immigrato che è andato un po' in escandescenza e che ha diciamo, un po' costretto la nostra troupe a ripiegare su un altro fronte. Ma quello c'è e va curato. Come si risolve? Cioè lo si prende e lo si rigetta in mare? Ma questo è chiaramente, nessuno di noi vuole gettare persone in mare. Siamo, questo è importante. Dire. Questo è il minimo. Però certamente è importante che chi c'è vada ad essere seguito, vada ad essere tutelato, ma si lavori affinché non ce ne siano più di persone che possano andare in escandescenza e possano limitare la libertà di operatori giornalistici che sono andati lì magari anche per aiutare quelle persone, per fare un servizio che ne avrebbero, di cui ne avrebbero senz'altro giovato. Giovanni Manoccio. Io ho partecipato ai tavoli nazionali dai tempi di Maroni e ho sempre posto un problema di questa natura, pensando di avere un'adeguata esperienza anche maturata sul campo come amministratore sull'immigrazione, finché lo Stato, da Maroni in poi, quindi anche la mia parte politica, affronterà il problema dell'immigrazione quasi solo ed esclusivamente come un problema di sicurezza, noi ci troveremo a un proliferare incredibile di queste situazioni. Il problema dell'immigrazione va visto come un momento di sicurezza all'inizio, allo sbarco, all'identificazione. Dopodiché deve essere un problema che deve passare ad altri soggetti, ad altri ministeri, ministeri del welfare, dello Stato sociale. E questo è proprio l'esempio tipico di tutto ciò.
perché in quel campo, quando c'è stata la mediazione linguistica, la mediazione culturale, l'accompagnamento, ci sono state le associazioni presenti dentro il campo, ci sono stati i volontari, Lice Medu, Lice Emergency, che lavora su quei campi. Le cose sono andate bene, relativamente bene, perché ci troviamo comunque in un contesto nel quale c'è uno sfruttamento che conosciamo tutti quanti. Ma questo vale su tutto quanto, come dire, il panorama dell'immigrazione. L'immigrazione è un fenomeno nel quale io lavoro da 10 anni politicamente ed è sempre difficile perché è in continua evoluzione sia dal punto di vista normativo che dal punto di vista della logistica che dal punto di vista dei servizi che noi diamo a queste persone. Però io ieri sera facevo un ragionamento di questo genere a Rossano, un po' di conti li possiamo fare sull'immigrazione. Ci sono in Calabria 13.400 ragazzi iscritti nelle nostre scuole che sono extracomunitari. Sapete cosa significa 13.600 ragazzi iscritti alle scuole? Sono 300 cattedre di docenti calabresi che lavorano da noi. Se noi facciamo il conto di quello che è il gettito annuale delle casse previdenziali del lavoro degli immigrati, ci stanno pagando, perché? Ci stanno pagando le perché pensioni. Perché questa gestualità? Cioè, voglio dire, se noi dal punto di vista della correttezza del diritto, perché il diritto del rifugiato è un diritto sanzionato da leggi internazionali, sì, e poi noi accompagniamo tutto ciò col welfare, con i progetti SPRAR, con l'accoglienza di secondo livello, che è l'accoglienza voluta dagli enti locali, che spalmano nel proprio territorio delle risorse, che non sono per gli immigrati, no? Quando si dicono i famosi 35 euro agli immigrati, agli immigrati rimangono 2 euro, 33 euro, rimangono alla collettività, rimangono ai progetti, tutto tracciato. Perché nello SPRAR c'è la tracciabilità. Io dico, e dico all'amico Furgiuele, no? Io ho iniziato questo percorso con gli SPRAR da sindaco poi in una fase, pure io. In una fase politica. Prego. No, facciamo il confronto nella civiltà, perché ci siamo incrociati solo per giornali, quindi. Possiamo, allora, sì. Prima perché volevo chiamare. Volevo porre in causa un problema. Brevemente della perché, Lega, allora, volevo poi concentrarmi su un dettaglio che ha, sì, diciamo, suscitato una reazione, diciamo, molto veemente, io l'ho colta. Mentre la telecamera era spostata altrove. Sempre pacifica. Sempre, ovviamente, siamo tutti galantuoni. Allora, quando lei ha parlato degli insegnanti, dei 300 insegnanti che sono stati assunti perché esistono questi 13.400 immigrati, giovani, bambini immigrati, adolescenti immigrati, iscritti. Non è possibile scuole. Che noi si debba essere contenti di un effettivo travaso che è avvenuto nelle nostre terre. Non è possibile che, anziché incentivare le nascite, anziché aiutare le giovani coppie a fare nuovi figli, comunque ad avere delle natalità maggiori, ad aumentare le natalità, si debba aiutare i migrati e si debba essere riconoscenti verso di loro perché sono riusciti a soppiantare quella che è la nostra popolazione. Quel cosiddetto travaso indispensabile non è vero che è tale. Noi viviamo in una situazione di drammaticità totale. In Calabria c'è il 68% di disoccupazione. L'anno scorso 150.000 giovani professionisti italiani sono emigrati e sono stati sostituiti da altrettanti 150.000 emigrati. È questo il futuro che vogliamo dare alla nostra nazione? È vero, c'è un differente modo di vedere le cose. Sono due posizioni diverse. La nostra è la posizione che vuole esclusivamente incentivare e supportare quello che è la popolazione italiana. Manoccio, brevissimamente, perché ho visto le forze dell'ordine sono arrivate, sì, ma è tutto sotto controllo. In Calabria il tasso di immigrati rispetto alla popolazione è pari al 4,7% della popolazione residente. Quindi noi abbiamo 91.000 immigrati, che sono gli immigrati di vecchia data e di nuova data. Siamo al di sotto di qualsiasi percentuale di tutta quanta l'Europa. Lei consideri, dottor Furgiuele, che in Portogallo, in alcune regioni, ci sono tassi molto più alti rispetto ai tassi della Calabria. La Calabria è, come dire, una porta aperta, ma è nuova a questo fenomeno. Non c'è proprio questa rilevanza che lei vuol far apparire. Ma in un contesto... Poi sono spalmati in tutte e 5 le province, in modo quasi...
come dire, omogeneo, per cui non c'è, assolutamente non esiste questa cosa. Vogliamo parlare di invasioni, vogliamo parlare di dati, possiamo stare qui per 4 giorni, io le dimostro che non esiste questa cosa, perché se ci sono popoli tipo quello del Libano che ogni 2 abitanti ha un immigrato o un richiedente asilo in questo momento, c'è la Germania che ne ha 1 su 26, c'è la Svizzera e l'Austria che ne hanno 1 ogni 50, c'è il Portogallo che ne ha 1 ogni 70, l'Italia ne ha 1 ogni 90, è l'ultimo popolo dell'Europa. Noi in questo momento impattiamo perché c'è la frontiera che è aperta, ma lei deve considerare che l'anno scorso la Germania ha avuto 1 milione di richiedenti asilo. Dobbiamo, l'Italia ne ha avuto 140.000. Fermiamocela, la Germania prende tutti i siriani, noi prendiamo i subsahariani che poi impazziscono. Fermiamocela, la Germania i professionisti siriani. Allora, fermiamoci un attimo perché il nostro inviato Agostino Pantano ci chiede la linea. Agostino, da San Ferdinando la situazione sembra essere sotto controllo. Vai Agostino. Sì, è una situazione dal punto di vista dell'ordine pubblico ovviamente sotto controllo, anche grazie all'intervento tempestivo degli agenti del commissariato di Gioia Tauro, ma come vedete il maltempo in qualche modo incalza, ecco perché ho liberato gli altri ospiti, però ci tenevo che rimanesse con noi Nino Quaranta. Nino Quaranta è un contadino della zona di Rosarno Laureana ed è il presidente di una rete di coltivatori contadini che ha creato il progetto SOS Rosarno. Loro in pratica mettono insieme nelle loro attività agricole sia i migranti che i rosarnesi. Loro hanno un'opinione, Nino, voi siete per il superamento della tendopoli, delle tendopoli da tanti anni. Ma assolutamente sì, perché come vediamo e come abbiamo visto purtroppo le tendopoli sono un luogo di degrado e di morte, perché se è accaduto quello che è accaduto a Sekin Traoré è accaduto per il fatto che la gente sta male in un agglomerato del genere, fuori dalla città e senza i servizi necessari, quindi è ovvio che siamo per il superamento delle tendopoli e siamo per l'integrazione. Io colgo l'occasione per dire che adesso arrivo da casa di miei amici africani con cui lavoriamo assieme e con i quali abbiamo creato una cooperativa sociale Onlus che cerca di sopperire, di dare lavoro e dignità, soprattutto dignità a qualche persona. Noi lavoriamo con l'agricoltura biologica e vogliamo partire da lì, dall'agricoltura biologica, dal commercio equo e solidale, ovviamente non dimenticando che dietro qualsiasi progetto politico ci deve essere un progetto etico, quindi il supporto e il sostegno per tutti i lavoratori mi pare indispensabile. Noi siamo tutti alla pari, siamo tutti quanti soci lavoratori e speriamo che altri imitino il nostro esempio, perché noi vogliamo essere un esempio, siamo pochi, siamo in pochi per adesso, però speriamo che col tempo saremo di più. Pietro, io nel restituirti la linea, ovviamente per condizioni meteo avverse, ci tenevo però a precisare che Emergency e Medu erano stati avvisati per il nostro collegamento. Emergency ci ha detto di essere impossibilitata a partecipare, Medu ci ha detto che è impegnata nelle campagne della Basilicata e della Puglia. Questo è tutto, vi restituisco la linea. Grazie, grazie Agostino. Ci dispiace insomma che il maltempo pregiudichi questo collegamento e che quel piccolo incidente insomma abbia creato qualche problema nella scansione degli interventi che avevamo programmato. Rosaria. Sì, sono tanti, Pietro, i messaggi che stanno arrivando nella puntata odierna. Mi limito in questo momento a leggerne due. Una è rivolta al dottor Manoccio, che scrive il telespettatore che non si firma, si fa portavoce dell'illegalità. Sono fortemente indignata dalle sue parole di giustificazione per il lavoro in nero degli immigrati, mentre noi cittadini italiani e partite IVE, se ci beccano una volta su 1000 a non fare lo scontrino, sono guai. Noi giovani italiani siamo l'unico motore della nostra economia, appunto, e visto che gli piange il cuore, che accolga lei gli extracomunitari a casa sua insieme al governatore Oliverio. Questo è uno dei messaggi, poi ne leggo un altro. L'area portuale di Gioia Tauro è spettrale, capannoni abbandonati e quant'altro. Poi la tendopoli, un'altra vergogna. Da calabrese mi chiedo, ma è possibile che in 20 anni le istituzioni non sono state capaci di sistemare nulla?
Volevo dire una cosa prima di dare la possibilità a Giovanni Vanoccio di replicare. Li abbiamo visti, insomma, tra una pausa e l'altra è arrivato un fiume di messaggi di diverso tenore. I due più significativi, insomma, li abbiamo mandati in onda. Sia chiaro a tutti coloro che ci ascoltano, buoni e cattivi, laddove troviamo degli insulti o parole non consone a quelle che è l'importanza della discussione che stiamo cercando di mettere in campo, non manderemo mai niente in onda. Ecco perché questa trasmissione non ha i crawl che trovate, insomma, le scritte che vedete scorrere solitamente in televisione con gli sms che arrivano. Cioè, quindi, se qualcuno vuol continuare a inviare insulti legati a questo tema, a questa vicenda, si metta l'anima in pausa, perché non li leggeremo né andranno in onda. Mi pare ci sia C'è una telefonata. Buonasera, da dove chiama e con chi parlo? Salve, mi chiamo Luciano e chiamo da Bibbo. Prego, buonasera. Buonasera, prego. Io volevo intervenire perché mi sembra che in tutta questa problematica ci siamo dimenticati di un fattore fondamentale, cioè perché nella piana non si rispettano i diritti dei lavoratori. Il problema è di natura economica, vale a dire che i grossi compratori delle arance della piana, che hanno un nome, si chiamano Coca-Cola Company, pagano pochi centesimi al chilo queste arance. È chiaro che pagando così poco nessuno o quasi nessuno, tranne quelli che si rivolgono a circuiti etici, può pagare i lavoratori il giusto. Il problema è noto, quindi da una parte c'è l'interesse degli imprenditori a continuare a lavorare, però questi imprenditori, anche quelli onesti, per farlo devono sottopagare i lavoratori e costringerli a vivere in condizioni disumane. Il signore di noi Consalvini, non so se beva la Coca-Cola o la Fanta, deve sapere che per evitare questa cosa dovrebbe cominciare, invece che prendersela con l'ultimo anello della catena, cioè con dei poveri disperati, i quali non rubano il lavoro a nessuno. Ben inteso, c'è una vecchia tradizione di braccianti sottopagati, potete chiedere al sindaco che ha più combattuto questa cosa, che si chiama Peppino Lavorato, che mi sarebbe piaciuto vedere lì in trasmissione, che avrebbe potuto spiegare questa cosa molto meglio di come la posso fare io. Allora, il problema dove nasce? Nasce dove noi consentiamo a queste aziende di lavorare in maniera praticamente illegale, e quindi per fare questo ci rivolgiamo a strutture illegali, come la 'Ndrangheta, che nella piana prospera anche grazie, che ieri sfruttava i braccianti di Rosarno, oggi sfrutta i braccianti extracomunitari. Salvatore, Salvatore! Ecco, volevo fare presente questo aspetto e anche proporre la via d'uscita, se vogliamo. Salvatore, perché... perdonami, vorrei però che Domenico Furgiuele rispondesse a ciò che hai detto, e vorrei, insomma, che tu rimanessi in linea per poter eventualmente controdedurre. Prego. Io sono d'accordo sull'esposizione che ha fatto il telespettatore, fino a un certo punto, ovviamente, fino alla parte nella quale io me la starei prendendo con l'ultimo bottone, l'ultima catena del sistema. Il discorso che fa il telespettatore è giusto, perché si riconduce a chi è causa anche dell'immigrazione clandestina, ovvero i poteri transnazionali europei, gli stessi che prima ci impongono queste missioni che ci obbligano ad andare a prendere con i nostri soldi, i soldi dei contribuenti, gente in mezzo a mare di cui non si sa niente. E poi contemporaneamente ci impongono delle politiche economiche, delle politiche monetarie che non ci consentono di avere una sovranità monetaria capace di fare leva sull'economia. E allora, nel momento in cui la questione è macroeconomica, nel momento in cui noi non riusciamo a fare leva sulla macroeconomia e sulla nostra moneta, accade che riusciamo a fare leva soltanto sullo stipendio del lavoratore per essere competitivi. E allora quella è la causa. Quindi non c'entra né Domenico Furgiuele, sicuramente non c'entra neanche il dottore Manoccio, probabilmente c'entra un po' di parte politica del dottore Manoccio, chi governa in questo momento l'Europa. Ma di certo non c'entriamo noi, e le problematiche sono di carattere macroeconomico, quell'Europa che ci impone di andare a prendere immigrati clandestini con la scusa che vengono tutti da scenari di guerra, invece vengono tutti da scenari subsahariani, con un aggravio economico di oltre 9 miliardi. Viene dalla Siria, se uno viene dalla Nigeria. Però chi viene dalla Siria ha il diritto. Viene dalla Costa d'Avorio, viene dalla Costa d'Avorio. Chi viene dalla Siria, ognuno ha la sua storia. Mi perdoni. Viene incentivata questa
raccolta di immigrati clandestini in mezzo al mare con la scusa che tutti vengono da scenari di guerra, però la maggior parte sono camerunensi, come i due che sono stati arrestati a San Ferdinando, sono gabbiadesi, come quelli che sono stati arrestati a Crotone, Luciano, sono Luciano, italiani, come Luciano, quelli che hanno aggredito una donna ieri a Reggio Calabria, non episodi sporadici. Luciano, sì. Luciano, perdono, prima ti ho chiamato Salvatore, ti chiedo scusa. Niente, abbiamo pochissimo, hai 30 secondi veramente prima di concludere perché dobbiamo andare in pubblicità, prego. Sì, volevo ricordare a tutti i telespettatori che la gran parte dei flussi provenienti dalla Libia ci arrivano perché noi abbiamo scaricato nell'operazione in Libia, e lo dice il generale De Bernardinis, capo dell'aeronautica militare, 1000 ordigni che sono andati a segno. Allora è chiaro che se noi destabilizziamo un regime già lurido come quello di Gheddafi. Sono d'accordo, Maroni aveva fatto un accordo con Gheddafi. E ci arrivano immigrati, sganciamo bombe, ci arrivano Maroni anche la Siria. Un accordo la Siria, con Gheddafi. È il primo venditore di armi in Europa, di sistemi bellici in Europa, alla Siria, così come nello stesso modo riempiamo di armi l'Africa. Ora, quando noi Italia fomentiamo con le nostre aziende, perché non parla di Finmeccanica e dice qualcosa a proposito di Finmeccanica che fabbrica armi e produce in ultima analisi tutti questi immigrati che poi vengono a chiedere a noi l'elemosina all'uscita dei supermercati? Luciano, noi ci dobbiamo Luciano, ricordare che la pace Luciano, e la cooperazione causa parte sono molto superiori. Allora, cioè, Maroni aveva stretto un accordo con la Libia per la quale in Italia quell'anno vennero poco meno di 6.000 immigrati, oggi che siamo a quota 150.000 all'anno, la colpa di chi è? Luciano voleva intervenire anche Giovanni Manoccio su parte di quello che tu hai esposto. Prego. Volevo rafforzare questo concetto. Io ho avuto il piacere l'anno scorso nel festival che noi facciamo ogni anno ad Acquaformosa, il Festival delle Migrazioni. Amatissimo da Salvini. Sì, abbiamo ogni anno questa bella querela che fa bene a entrambi. Abbiamo avuto il professor Serrano dell'Università di Padova, il quale è venuto in un convegno fatto sul futuro scenario dell'Africa nei prossimi anni, ha fatto una bella relazione, una lezione a tutti quanti. Ci ha spiegato che in questo momento l'Africa è in vendita, ci sono stati che stanno acquistando i territori dell'Africa, la Cina, l'India, il Pakistan. All'interno, portando accendo il prodotto, il 7% di questa fetta sono imprenditori italiani. Cosa fanno gli imprenditori italiani? Come quelli cinesi, come quelli senza etica e senza morale, arrivano lì, comprano per un euro un ettaro di terreno, dopodiché passano con le ruspe, abbattono villaggi, abbattono cimiteri, abbattono foreste e preparano i terreni per le nuove colture. Allora uno si direbbe stanno aiutando l'Africa perché c'è un deficit alimentare, molti scappano anche per problemi di questa natura, non mettono derrate alimentari, non piantano, non coltivano derrate alimentari, coltivano dei prodotti che poi serviranno alla nostra industria per poter in Europa fare le bioenergie, quindi li rendono ancora più poveri. Ancora una volta c'è un'azione di colonialismo in quelle terre. E allora se questo è lo scenario, aiutiamoli in casa loro, molti, noi li stiamo aiutando, ma li stiamo aiutando in questo modo. E quindi quelle migrazioni che noi vediamo, che la Siria è facile, c'è una guerra, ma queste non sono guerre, non sono diritti violati. Se tu riduci alla fame un popolo, ha o non ha diritto di essere riconosciuto come un rifugiato che sfugge da contesti ambientali? Ma quindi queste sono cose ambientali. Ma queste sono cose organizzate da Renzi. Per pochi imprenditori ma che fanno Leni, storicamente noi in Nigeria, immigrati clandestini. Dottore Furgiuello, ma Leni, storicamente ma c'è in un Nigeria in Italia, ha depredato il territorio. Nigeria. I nigeriani adesso ce li ritroviamo. E noi governiamo il nostro. Lei sta dicendo una cosa grave. Dice che degli imprenditori italiani vanno lì a fare queste cose. E lo Stato italiano che fa? Per aiutare questi imprenditori che vanno a fare queste cose si sobbarca tutti gli immigrati clandestini che sono vittime di questi tre imprenditori. È una causa. Ma il resto di 57 milioni di italiani. Dell'immoralità imprenditoriale che c'è in Italia. L'interruzione pubblicitaria incombe. Mi corre l'obbligo di salutare
Luciano per, e ringraziarlo per questo suo contributo. Grazie Luciano, un minuto di pubblicità. Rischio usura alto, altissimo. Le province di Crotone con il 96,8% e di Vibo Valentia con l'82,1%, secondo uno studio dell'Eurispes, l'Istituto di Studi Politici, Economici e Sociali, sono tra i territori italiani più esposti al fenomeno dello strozzinaggio. Ma se la città pitagorica e quella di Luigi Razza sono quelle più esposte, questo non significa che sia solo il meridione a riempire le caselle della specifica classifica. Un monito agli amministratori poiché procedano con massima urgenza all'adeguamento dei piani di protezione civile. La comunicazione arriva dal neoprefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari in riferimento ai comuni che, si legge nella nota diffusa dall'ufficio territoriale del governo, con le manette ai polsi fatte scattare oggi, ad oltre 20 anni di distanza viene fatta piena luce sull'omicidio avvenuto il 17 agosto del 1995 a Nocera Terinese, quando a morire sotto i colpi di quello che oggi è il collaboratore di giustizia Gennaro Pulice. Il Partito Democratico cerca il contatto con la base elettorale e lo fa anche attraverso le feste dell'Unità Democratica. L'appuntamento vibonese è iniziato ieri a Palazzo Santa Chiara, sede del sistema bibliotecario. 2 giorni di incontri e dibattiti, incentrati soprattutto sull'imminente referendum sulla riforma costituzionale. A dare inizio ai lavori il segretario provinciale del partito Enzo Insardà. Si articolerà in 5 giornate e accanto ai consueti momenti dedicati alla grande musica ci sarà spazio anche per riscoprire la natura attraverso i 5 sensi. Stiamo parlando della rassegna Settembre al Parco, giunta quest'anno alla 10ª edizione, che ha come sottotitolo Natura Art, suoni, voci e forme della natura. L'evento, organizzato dalla provincia di Catanzaro, che quest'anno gode dell'importante contributo della regione Calabria, si svolgerà come di consueto al Parco della Biodiversità. C-Movie, sabato e domenica solo sulla C, canale 19 del digitale terrestre. Immigrazione e accoglienza, quale Calabria? Questo è il tema della puntata di oggi, dei Fatti in Diretta. Mi dicono dalla regia che abbiamo un collegamento telefonico. Con chi parlo e da dove ci chiama? Buonasera. Sono Pasquale da Cosenza. Prego. A proposito dell'immigrazione, molti non dicono che in Europa c'è un calo della natalità e l'immigrazione regolare dovrebbe dare più natalità rispetto a noi europei, però il problema è anche del controllo delle nascite dei paesi africani, dove non c'è il controllo delle nascite, quindi se ci fosse un controllo delle nascite non ci sarebbe questa povertà, secondo me, che non è solo sfruttamento da parte delle multinazionali, ma anche la mancanza di controllo della natalità e della cultura, perché se avessero, insegnassero, cioè se andassero a scuola e avessero la cultura di sapersi muovere nella vita, non farebbero 10 figli, 15 figli, è una questione anche di cultura, è anche l'influenza religiosa.
Pasquale, mentre sì. tu parli, non so se Cecilia Lampi, che è diacono, che è direttore della diocesi di Oppido Palmi, non so se sta diciamo scuotendo il capo sì. in senso di dissenso oppure se sta fregando. No, parlare del controllo delle nascite è una cosa gravissima. Il controllo delle nascite invece si parla in Italia in questo momento di cercare di trovare una cultura per l'incremento delle nascite. Ma è in tutto il mondo che poi non è vero 10 figli, 12 figli non esiste, perché noi da quelle che sono le nostre conoscenze, tutte le persone che provengono dall'Africa, e parliamo di tutte quelle zone del centro Africa subsahariana, e 2-3 figli, 4 figli, normalmente come succede in Italia, come succede ormai in tutto il mondo. Quindi questo non è vero proprio, assolutamente. Ah, quindi non c'è nessuna sovrappopolazione? Io no, la sovrappopolazione, la normalità, perché se noi, il problema è nostro, perché noi ormai siamo sotto i livelli, siamo sotto zero, quindi questo è il problema. E tutte le nazioni dell'Occidente che stanno arrivando ad avere veramente un impoverimento grande per questo problema emotivo. Grazie direttore. Pasquale, vuoi concludere? No, voglio dire soltanto che se per esempio, l'hanno detto anche in televisione, se una ragazza va a scuola, siccome molte donne sono imprenditrici di se stesse o vanno all'università e diventano dottori, cioè se si è visto che più chi ha più cultura fa meno figli di quelli che hanno meno cultura, questo dico, se c'è più scolarizzazione c'è possibilità di fare meno figli, questo dico, più cultura per tutti. Come si vive, secondo me più cultura c'è meno figli fanno. Più cultura per tutti a prescindere. A prescindere. Sì, bene, grazie Pasquale, grazie. Rosario. Intanto Pietro a Falerno, lo abbiamo già visto nella prima parte del nostro reportage realizzato per noi da Agostino Pantano, che è un piccolo paese dell'Interland Lametino, no? Meta di molti turisti nel periodo estivo, ci si interroga proprio sulle politiche di accoglienza e a Falerno esiste proprio un residence che addirittura il sindaco Giovanni Costanzo ha definito la terra di nessuno. Vediamo il reportage. La società Eurolido SRL è stata tra le prime ad affiancare alle forme tradizionali della ricezione alberghiera, con rinomati hotel a pochi metri dall'Arenile, anche nuovi centri per i migranti. Uno di questi è situato sulla collina di Torrelupo, dove i caseggiati del vecchio residence degli Ulivi dominano la scena tra panni stesi dove capita, erbe che infestano la strada, scene minime di un degrado palpabile. Noi abbiamo saputo che in questo territorio, così come in altri, in Calabria, c'è la tendenza da parte degli imprenditori del settore turistico a dismettere strutture alberghiere ricettive per investire nel settore dell'accoglienza. Questo fenomeno è presente? Forse ci sono i guadagni più facili, senza lavorare troppo. Guadagni più facili. Qualcuno... Lo Stato permette a farlo, se no... Lei ci ha mai pensato a trasformare la sua struttura turistica in una struttura per l'accoglienza dei migranti? No, non esiste. Non è razzistico. Che ben venga, ma non devono dare strutture, devono dare case. C'è soltanto case popolari, abbandonate. Scusami, ci mettono i zingari, perché non ci mettono gli extracomunitari? Questa struttura privata che ospita oltre 200 africani, un ex CARA che sta per scoppiare, è stata al centro di un contenzioso giudiziario tra la società proprietaria e il consorzio Calabria Accoglie, che da quel che si vede è andato ad incidere sensibilmente sulle condizioni di vita degli ospiti, peggiorandola. È un fatto puntuale, drammatico solo di Falerna. Si tratta di una situazione che è ai limiti della tragedia, dove è stato oggetto quel residence di un'ordinanza della protezione civile, cioè la vecchia ordinanza Nord Africa. E lì per 2 anni
sono stati addirittura ospitati circa 250 migranti. Quanti siete qua, proprio in questo caseggiato? Forse adesso 280 così. I migranti a mezza voce ammettono di autogestire gli spazi comuni, di non avere rapporti con mediatori culturali ed operatori e di avere come unico riferimento in caso di guasti o necessità il comune. Anche 3 anni fa finì l'emergenza nordafrica, pensarono di fare una cosa secondo me intelligente, anche un po' furba, di dare a tutti gli ultimi ospiti una sorta di primo gradino di riconoscimento, che sarebbe il riconoscimento umanitario. Sì. Cioè gli ospiti dei CARA avevano 500 euro di bonus, avevano il riconoscimento umanitario e potevano, una volta abbandonati questi centri, circolare negli stati membri del patto di Schengen in cerca effettivamente di una dimora secondo le leggi di ogni paese. La cosa a Palermo non ha funzionato. Non ha funzionato perché la cooperativa che accoglie si ammise purtroppo questa ingenuità di non, perché una volta estromessa addirittura per ordine della questura dal centro, non fece un verbale di consegna delle chiavi al titolare. Il titolare molto chiacchierato, perché da una parte ha favorito il fatto che loro non abbandonassero, tornassero in questo centro, no? Dalla stazione tornarono in questo centro. E iniziò un dibattimento in sede civile con Calabria Coglie, che l'ha visto vincitore sia in primo grado che in appello. Sì, sì. E in questo contesto non sono mancate in passato azioni di insubordinazione, proteste anche eclatanti con blocchi stradali che ovviamente sulla statale diventano scene che si sovrappongono tra ordine pubblico minacciato e preoccupazione crescente a quelle classiche della perla turistica. Bravo, perché loro per i 2 anni della querela giudiziaria, in effetti quella poi è stata la terra di nessuno, nel senso che Calabria Coglie dice noi in effetti ci sono estromessi e non ne rispondiamo. Il titolare diceva ma io non ho scritto proprio nessuno lì, sono in attesa che la cooperativa mi ridia l'immobile vuoto, e perciò in questi 2 anni è successo là di tutto. Dopodiché da marzo dell'anno scorso invece la querella è finita, nel senso che sono stati, dopo la sentenza ultima del giudice, che la Biaccoglie ha visto già i soldi bloccati volare verso le tasche del signor Palermo, sì. E in più è stata condannata a dare 9.000 euro al mese di indennizzo al signor Palermo, perché il giudice dice che il possesso dell'immobile ce l'avrebbe la cooperativa. Sì. La cooperativa ha subito cercato di intromettersi nel titolo esecutivo che aveva il dottor Palermo sull'immobile, però il dottor Palermo, con molta, diciamo, opportunismo e cinismo, ha ritirato quel titolo esecutivo. Perciò la cooperativa di fatto sta provando tramite il tribunale a ottenere un titolo di sgombero che non riesce ad ottenere. Nel frattempo è chiaro che la situazione per Falerna, diciamo, è un grandissimo handicap. Se una sera manca la luce dentro casa, sì. Tu a chi ti rivolgi per avere... Al comune, vai al comune, c'è un impiegato che viene a mettere la luce, sì, ecco, quindi non c'è il capo bianco, se il capo bianco è il comune, non c'è, ad esempio io sono un africano, ho bisogno di dormire una notte, 2 notti, una settimana, ho bisogno quindi di un letto, se vengo da te e mi aiuti a trovare questo letto. Ok, e qui per adesso tutti... casa è stata piena, perché se tu entri c'è un posto che trovi 10-5 persone in una stanza. Quindi non ci sono posti? Non ci sono, però se io avevo un amico che ha bisogno, se io dico vabbè vieni con me, io devo cercare per forza posti per dormire a lui. Aiuto? Sì. Ma c'è tanto tempo che è venuto qua per dire che non posso venire, vai via qua, ma... Noi combattiamo con anche i carabinieri, quella di finanze, così non uscite fuori. Quando non c'è luce o non c'è acqua, ecco. Noi è andato strada, poi lui è venuto subito, anche i carabinieri, quella di finanze, tutti, per registrare tutti i posti. Noi vivi qua perché non c'è altra place per andare. Noi solo vivi qua così, un giorno trova cliente, un giorno niente. Che ti piacerebbe fare? Che lavoro ti piacerebbe fare? Io fare tutti i lavori. Ma in Nigeria cosa faccio? Io ingegnere, io non posso andare meccanico.
io non posso andare da Cotole. Questo ingegnere io ho andato a scuola per fare. L'ex residence della Falerna a Traente è diventato il limbo di una umanità sospesa, senza lavoro, senza integrazione, senza abitazione in regola e in perenne attesa di qualche certezza. Metafora di un modello cittadino che si dimostra efficiente nel settore pubblico. Il comune infatti è al centro di un progetto per 25 richiedenti asilo che vivono nelle case del paese prese in affitto, ma ancora molto in affanno sul piano dell'organizzazione dei servizi offerti dai soggetti privati e dal mondo della cooperazione. Degli italiani che pensi? Io non sono contento. Perché? Perché qua... vivi qua, non è come... noi vivi qua come animali. Giovanni Manoccio conosce bene questa situazione. Conosco il caso bene, della terra di nessuno. Conosco bene, conosco com'è nata. E lì è stato sdoganato il sistema dello SPRAR a sistema di affari e di guadagni. Eravamo nel periodo del Nord Africa e a un certo punto c'era questo sistema che era il sistema SPRAR che accoglieva oltre 2000 persone. Scelse il governo di dare in mano tutto alla protezione civile nazionale, di conseguenza alle protezioni civili regionali. Dopodiché le protezioni civili cosa hanno fatto? Anche se i sindaci non erano d'accordo, come quello che sta succedendo oggi con le prefetture, c'erano cooperative, c'erano i primi albergatori che incominciavano a fare domanda alla regione e la regione concedeva gli ospiti, senza che ci fossero associazioni preparate che avessero preso in carico gli immigrati. E quindi è nato il famoso business. Perché è nato il business? Perché noi eravamo in un sistema SPRAR dove dalla prima all'ultima lira va tutto tracciato, tutto quanto. Neanche una lira, non si può fare una prestazione dopo. Non puoi imbrogliare. Non puoi imbrogliare. Noi siamo sempre, ogni giorno arriva la finanza a controllare i nostri conti, è quotidiano questa cosa, perché quando poi la mole cresce ci sono sempre attenzioni di persone che vogliono trovare il torbido nelle nostre azioni. Lì sapete cosa succedeva? Io l'ho fatto da sindaco quella pratica. Lì succedeva che l'imprenditore fa una fattura onnicomprensiva di tutto, senza che nessuno controllasse quali erano gli ospiti, e la protezione civile liquidava queste fatture senza che ci fossero nessun servizio per i migranti. Dico di più, in un albergo ad Amantea che era stato per situazione alberghiera poteva ospitare 25 persone, quindi 25 posti letto, ne hanno messi 200. Allora io e Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, siamo andati in procura della Repubblica a denunciare questa cosa. Venne allora l'allora capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Gabrielli, che adesso è il direttore della Polizia di Stato, ricevette alla sede della Protezione Civile regionale, dopo che noi avevamo fatto 6-7 giorni di sciopero della fame in quel di Riace, proprio per sollevare questo problema, perché sapevamo che era una deriva, iniziava la deriva del sistema di accoglienza, perché tante persone improvvisate stavano entrando in questo sistema. Non era più un sistema pubblico, non era più il sistema dei municipi, non era più il sistema dei sindaci, non era più il sistema delle cooperative locali. Allora lì è nato devo dire a Furgiuele, quando era ministro degli interni Marone, ma è lì nato questa cosa credo questa che nuova non ci concezione sia... allora lì cos'è successo? Allora, dopo i 2 anni questo famoso consorzio, questo l'abbiamo spiegato bene nel servizio. Una puntualizzazione, credo che Manoccio si riferisse al dato temporale, che è un dato oggettivo e inequivocabile. Una cosa è certa, che noi il tanfo, il puzzo del malaffare, appena siamo arrivati a Falerna l'abbiamo subito fiutato, perché c'è qualcosa veramente di grave che anche sulla pelle, perché lì abbiamo visto un po' di tutto, abbiamo visto insomma un po' di droga che girava, la prostituzione che girava, abbiamo visto lavoratori che si spaccano la schiena, iper sfruttati per raccogliere cipolle, c'è un'umanità diffusa e variegata. Il dato che su tutto questo, e mi auguro che le procure interessate, quella di Lamezia e quella di Paola,
anche quella di Catanzaro, se certo, è il caso, perché certo, c'è anche puzza di mafia da quelle parti, si prodighino per fare chiarezza. Rosaria. Posso fare un appello? Abbiamo un appello di responsabilità. Abbiamo... Io sono disponibile, qualsiasi procuratore della Repubblica voglia telefonata fare chiarezza su queste vicende del Nord Africa e delle prefetture, sono a disposizione. Sono a disposizione, li racconterò per filo e per segno quello che succede in questi progetti. Quindi, un messaggio per il dottor Gratteri, il dottor Presidenzi e il procuratore Giordano, esatto, i capi delle tre procure interessate. Vai Rosaria, poi subito Domenico Frugioli. Andiamo alla telefonata, con chi parlo e da dove chiama? Sì, buonasera, sono Tocci e chiamo da Catanzaro. Buonasera. Buonasera. Prego. Sì, buonasera, buonasera a lei, buonasera ai suoi ospiti, buonasera a Pietro Comito. Io volevo fare due o tre considerazioni, ho seguito con attenzione la trasmissione questa sera. Sono un semplice cittadino, ho visitato il centro di Palermo, in effetti c'è caporalato, c'è sfruttamento, c'è prostituzione, ma è da anni insomma che c'è questa situazione. Allora, detto questo, devo fare una considerazione su quello che diceva Manoccio, che peraltro io stimo come persona, anche per le dichiarazioni che ha appena fatto, insomma. Però voglio anche dire che poc'anzi ha affermato con estrema chiarezza che è tutto tracciato nei finanziamenti per quanto riguarda gli extracomunitari. A me dispiace ribadire questo concetto, non è così, lo era all'inizio, ecco, allora questo distinguo mi sembra... No, si riferiva allo SPRAR, si riferiva al sistema SPRAR, non al resto. Ah, ecco, allora chiedo scusa. No, si figuri, prego. Se l'altro lo denuncio, certo, quindi. L'altra considerazione che volevo fare è, ovviamente con... Sì, chiedo scusa, stavo dicendo, l'altra considerazione che volevo fare è che sono assolutamente solidale col direttore della Caritas, che fa onestamente e nella sua vocazione il lavoro che deve fare alla Caritas, quindi giustamente. Per quanto riguarda il discorso sulle nascite, è evidente che invece noi abbiamo un deficit in Italia di nascite, insomma, io voglio dire, sono solidale assolutamente con Cece, insomma, che io non conosco, ma mi permetto di chiamarlo così amichevolmente. Un'ultima considerazione volevo fare con Furgiuele invece, il quale farebbe bene col suo movimento Noi con Salvini a proporre progetti di natura culturale per far uscire questa regione, questa terra e molti territori dalla sottocultura mafiosa nella quale si trova, anziché, chiedo scusa e finisco il concetto, voglio dire, è là che bisogna intervenire, dove se mi lascia finire poi probabilmente avremo... Dico, dove la mafia pesca a piene mani, ci vogliono progetti di questo genere per far uscire questa terra dalla sottocultura. E per quanto riguarda il sistema dell'accoglienza, non è certo il movimento Noi con Salvini che può dare consigli e sistemi né a Manoccio e né al direttore della Caritas. Questo è il mio modesto parere, insomma. Guardi, purtroppo ci dobbiamo fermare perché siamo quasi in dirittura d'arrivo, la ringraziamo, però diamo la possibilità ovviamente a Domenico Furgioli di rispondere. Allora, io fondamentalmente, prima di essere un appassionato di politica, sono un imprenditore. Quindi, da quella che è la mia esperienza, per il lavoro che faccio, che è un lavoro itinerante, mi porta a girare tutta la Calabria, credo che la nostra regione abbia bisogno, prima che di un impegno forte sulla cultura, di un impegno forte sul lavoro. E per quanto riguarda la mafia, che riesce ad attingere dai nostri giovani manovalanza, questa potrebbe essere sottratta alla stessa soltanto dando al singolo ragazzo l'opportunità di un'alternativa. E l'opportunità di un'alternativa può essere soltanto il lavoro. Per quanto riguarda il malaffare che c'è in questo centro d'accoglienza, che c'è stato, che adesso non c'è più perché i progetti sono diversi, io credo che quella sia l'estremizzazione di uno dei fenomeni più epocali che è l'immigrazione clandestina. Non sono sicuro, perché è chiaro che dove ci sono soldi c'è odore di business e questo business interessa soprattutto gli imprenditori che sono capitalisti e devono comunque realizzare utili.
Non sono sicuro che questo business sia terminato. Poi per quanto concerne, perché sicuramente ci sono ancora appalti che mandano le prefetture, dove molti imprenditori che non sono del settore, sono d'accordo col dottore Manoccio, partecipano. Però anche qui sulla tracciabilità non ho capito bene qual è la differenza fra il sistema di prima e il sistema di adesso. Nel momento in cui è chiaro che anche nel nuovo regime, diciamo, di finanziamento di queste cooperative che gestiscono, comunque aiutano, così come vogliamo dire, questi immigrati clandestini, vi sono comunque, oltre ai famosi 35 euro, altri emolumenti di contorno. Allora, fermiamoci perché rischiamo di aprire un nuovo fronte, ci vuole un'altra trasmissione che faremo presto. Purtroppo siamo veramente in dirittura d'arrivo. Vorrei, per i saluti finali, affidarci a colui il quale ci ha illuminato con la sua saggezza. Con la saggezza, grazie. No, vorrei tanto dire un messaggio di speranza. Noi nella nostra diocesi a Drosi abbiamo un modello di accoglienza che è stato visitato anche da giornali esteri. Sono venute dalla Germania, sono venute dall'Inghilterra per vedere cosa era successo dopo il 2010, quando moltissimi immigrati erano rimasti nel territorio, nascosti nelle campagne, anche dai proprietari dei terreni che avevano bisogno della loro manodopera, ed erano tutti lavoratori che avevano il permesso di soggiorno, che potevano avere un contratto e potevano lavorare legalmente. E questi sono stati accolti dalla Caritas diocesana e dalla Caritas parrocchiale di Drosi, e in case che noi ci siamo fatti garante con i proprietari, perché sappiamo che era difficile affittarli direttamente ai migranti, e dove vivono oggi, ancora oggi, più di 150 immigrati nel centro di Drosi, ed è stato ripopolato un paesino che era stato abbandonato. Pagano l'affitto, sono in regola, vanno a fare la spesa nei supermercati, frequentano anche i bar, hanno molte amicizie con le persone del luogo, quindi è una forma di integrazione così normale, bella, come quella di Rosarno, quando le vecchiette gli portano il caffè la mattina, gli portano il latte, perché di fronte a quelle che sono le contestazioni, una, due, tre, abbiamo mille prassi di buona accoglienza, di buona vicinanza, di buona amicizia. Allora, e allora lanciamo questa proposta Riace, che c'è, sì. Che c'è questa Riace, e il comune del dottor Manoccio praticamente è una prassi così buona che possiamo ripeterla, possiamo replicarla, perché porta ricchezza, porta ricchezza, è l'apertura che porta ricchezza, questa è la cosa, purtroppo, il messaggio più grande. Ci dobbiamo veramente fermare. Rosaria, per i saluti finali. Dico, il 15 ottobre ripresenteremo come regione, sarò io testimone alla Commissione Europea, il progetto di integrazione, corridoi scolastici, una cosa molto complessa. Se potremmo parlarne in positivo. Qui, assolutamente, ecco. Sì. Un saluto volevo fare, se è possibile. Assolutamente. Saluto sì. Tutti i nuclei operativi di Noi con Salvini qui in Calabria, il vice coordinatore regionale Bernardo Spadafora, il dirigente Rosario Ungaro, consigliere comunale di San Mango d'Aquino, e il dottore Marco Cristiano. Rosario. Sì, mi riallaccio a quanto ha detto il direttore Lampi, no? Parlava lei di accoglienza, perché però possa realmente sussistere l'accoglienza dovrebbe esserci una sana e vera antropologia e cultura dell'uomo, una vicinanza all'uomo che spesso manca, e l'immigrazione e come vengono trattati i migranti in questi anni sicuramente lo dimostra, perché si parla di un'immigrazione da sfruttamento in molti luoghi e, mi piace dire, da parcheggio in altri. La giustizia insieme alla carità e alla verità. Grazie. È quello che dice il nostro vescovo Monsignor Milito continuamente. Grazie a Giovanni Manoccio, grazie a Cecilia Lampi, grazie a Domenico Furgiuele, grazie ovviamente a tutti voi, dal sottoscritto e del Rosario Giovannone. Appuntamento a martedì prossimo.